Allora, qui abbiamo il demanio pubblico, la strada che esiste sulla mappa. Praticamente si trova in mezzo a quei due fabbricati. Vado dritto così dove mi trovo io e si ricollego qui alla variante. Questo è lo stato di fatto adesso all'arco, vedi? Esattamente là in mezzo a quelle abitazioni qua. E questa è la mappa. Adesso io rimpiccolisco. Allora, ecco qua. Questo sarebbe, dove ho fatto vedere, la strada disegnata circonvicenze. Poi passa in mezzo a questi due fabbricati e viene diritto così. E questa è la variante. Vedi? Qua esiste sulla mappa, no? Esiste da qua a qua. Ma nella realtà non esiste. Eccola, in mezzo a quei due fabbricati. Vediamo, ingrandisco ancora di più, vedi? Da qua a là sono circa 300 metri. 300 metri di strada, qua, e si ricollega qui alla variante. Non esiste niente. Questi sono progetti definitivi che sono stati mandati a Pinavello, mio padre, dal comune di Luca de Marzio, provincia dell'Aquila, area tecnica manutentiva, stralcio, centro abitato, nord-ovest. La medesima documentazione è stata mandata alla prefettura dell'Aquila, oltre alla prefettura dell'Aquila, alla procura dell'Aquila, alla procura dell'Avezzana. Non è stato fatto niente di niente, assolutamente nulla. Oltre a ciò, questi sono progetti definitivi. Questa è strada variante che si ricollega col ponte, ma la medesima strada, questa qua, non è né collaudata e né trascritta. Oltre a ciò c'è un'altra illegalità, questa tubazione, vedi, questo posto, questo qua, che passa anche sopra la mia proprietà, questa è la mia proprietà, 400 metri, non esiste più, è stato intubato e si deve riscoppare la variante, vedi? Allora, faccio vedere un'altra volta, questo è il progetto, vedi? Questa è la variante dove mi ci trovo io adesso qua ai piedi, la variante da qua circa 300 metri. Poi ci sono i due fabbricati, vedi, questo e questo, e poi proseguo. Adesso ve lo faccio vedere con il video. Questa è la strada disegnata sulla mappa, sono 300 metri, quelli sono i due fabbricati. Adesso ingrandisco, ecco qua, ingrandisco. Da 300 metri, vedi, limite dei due fabbricati, ci passa la strada, ma si è appannato un po', ecco qua, rimpiccolisco, da là per 300 metri qua non esiste, vediamo. Ah, così si vede, allora, quelli sono i due fabbricati, quella là in mezzo ci passa la strada, come disegna per 300 metri. E poi qua con la variante, ecco la variante, vediamo la variante, vedi, questa è la variante, mi metto da qua, vedi, questa è la variante, sono progetti definitivi, 1300 metri fino là in volo. Allora, là è dopo posato il foglio io per vedere, e da qui andando in volo, quel fabbricato, quest'altro fabbricato, ci sono dei progetti definiti per 300 metri che, ecco qua, arriva qua la variante. Progetti che sono presso l'amministrazione della provincia dell'Aquila, sono stati trasmessi alla prefettura dell'Aquila, alla Corte dei Conti dell'Aquila, alla Procura Avezzana e alla Procura dell'Aquila. E riecco i progetti, li faccio rivedere. Vedi, 300 metri. Da qua a qua. Anzi, proseguo per qua, e allora sono di più, vedi, dalla strada circonvicente non esiste la strada né qua e nemmeno con la variante. La faccio rivedere così, quello è un fabbricato, l'altro fabbricato è la strada in mezzo, più, proseguo qua, non esiste nulla di nulla di nulla. Quindi, superstrada lì le variante. Si ricollega da strada 43 a strada, quindi è stata trasmessa anche al presidente Antonio Corvo, al sindaco Luca De Marzio, per la pulizia della via da seguito, strada sbagliata, oltre segnali che via da seguito. La medesima documentazione si trova anche al Genio Civile. Vabbè, per adesso mi fermo qua, poi questa documentazione
la esibisco a tutti e tre posti. Oltre a ciò, essendoci una strada, questa qua, questi sono stati pagati gli espropri, e quindi dove si trova questa strada, questa qua, è questa strada, vediamo un po', è esente da estimo, ecco qua, esente da reddito, e ci si paga, invece, non si dovrebbe pagare, il piano classifico con un sortile, e risulta anche come terreno agricolo. Oltre a ciò, questo è stato espropriato, è anche pagato, no? C'è una bella pappa, veramente una tragica pappa. Quindi, qui, mio padre aveva richiesto al prefetto di porre in essere il visto di circolazione strade, però legato ai prendimenti al fermo ufficio tecnico comunico dei marzi, si evidenzia la presenza di strade che si interseguono con strada variante, con strade di sconducenza e strade provinciali. Nello stato di fatti di diritto, le sono elencate strade esistenti ed allegate mappali, esistono in mappa, ma nello stato di fatti il loco sono istruite, scollegate con strada variante, strade di sconducenza e strade provinciali. E suddette strade sono prive di segnaletica. Per ingegnere Corrado Antoniano, progettista, strada allacciamento del nuovo centro abitato di Luca De Marzi alla superstrada dell'Iri, di variante dalla strada provinciale 22, dalla strada 44, è coinvolto tombamenti possati, punto interrogato, non lo so. Ed il fossato alto intubato, otturato, adiacente con vino proprietario di Cursi di Marco Clementino, sono due tubatori. C'è tutto di più.